Ciao a tutti e bentornati su StarCraft 2. Siamo sempre su Legacy of the Void. Tra le altre cose, se devo essere sincero, Heart of the Swarm l'ho disinstallato. Fortunatamente questa beta funziona da sé. E va bene, detto questo, oggi vi faccio vedere gli Zerg. Ho qualche momento libero questi giorni e ne approfitto per caricare qualcosa su questo canale, anche perché poi un po' per la voglia, un po' perché comunque sia in agosto, dubito che ne avrò modo e tempo. E va bene, detto questo, faccio volentieri una partita, anche perché ho visto che l'ultimo video che ho fatto è piaciuto. Sono contento, anche perché vuol dire che qualcuno continua ad appassionarsi a StarCraft 2, e questa è un'ottima cosa, perché io, come ho sempre detto e sostenuto, almeno personalmente, per quanto riguarda il multiplayer, StarCraft 2 è il migliore sulla piazza, ma in tutti i sensi. Recentemente gioco un po' a Heroes of the Storm, però Heroes of the Storm è un lancio del dado, cioè se ti dice bene ti diverti, se ti dice male perdi letteralmente 15 minuti della tua vita, anche perché non c'è il tasto resa. Heroes of the Storm va bene per 5 amici che stanno su TS e si riescono a coordinare, così è divertente, come nel mio caso in cui non riesco ad usare TS, è veramente un problema divertirsi. Va bene, invece andiamo a parlare della partita, facciamo subito un drone e poi aspettiamo per fare un sorvegliante, perché altrimenti credo che c'è il rischio di andare in Psylocke. Tutta questa cosa di 12 droni e di 12 lavoratori va un attimino rivista per quanto riguarda le aperture, però insomma è una cosa facilmente gestibile. Parlando degli Zerg, io credo che gli Zerg saranno quelli più toccati da questo cambiamento nell'early game, che sposta il numero di droni da 6 a 12, perché sono diciamo la razza che più di ogni altra gioca sulla macro. Tra le altre cose, secondo me questa cosa avrà un impatto notevole sul metagame, anche perché gli Zerg hanno bisogno di enormi quantità di gas. Il fatto che, se non sbaglio, adesso poi voglio controllare per bene, qua ci sono 2000, non voglio vedere quanto gas c'è per ogni giacimento. Ci hanno ridotto, no, il gas è praticamente rimasto alterato, sono 2000 e 2000, sono praticamente minerali. Va bene, allora forse se il gas non è stato alterato hanno, diciamo, discrete possibilità di continuare con il loro metagame, anche perché se riduci la possibilità ad esempio di fare mutalisk è un grosso problema. Detto questo, penso che fare la terza base diventerà praticamente una sorta di must, una terza base che secondo me potrebbe addirittura arrivare spesso e volentieri prima della pull. Non sono bravissimo con gli Zerg, quindi comunque sia, non prendete quello che dico per oro colato, sono, diciamo così, sensazioni di un giocatore di StarCraft 2 che su questo gioco ci ha passato un po' di tempo. Va bene, andiamo a fare l'estrattore e voglio vedere che razza era lui. Protoss, tra l'altro cade proprio a pennello, perché comunque sia bisogna provare le blatte con il loro potenziamento, che vengono trasformate in un'altra unità, però francamente non mi ricordo come si chiama. E ok, contro Protoss comunque sia io penso che convenga sempre comunque fare la speed, quindi insomma anche questo ricordatevi, la speed può effettivamente aiutare molto, specialmente nell'early game. Secondo me quelli meglio riusciti per adesso in termini di unità sono i giocatori Zerg, diciamo con l'upgrade dell'idralisca, credo che sia il Larker, non ci sono inventati niente ed è un'ottima unità, perfetta, c'era già dai tempi di StarCraft 1, anche se StarCraft 1 non l'ho mai giocato, però diciamo così è un'unità ormai rodata. Il potenziamento della blatta mi sembra molto sensato, diciamo che molto probabilmente quelli che dovranno rivedere di più sono secondo me i Protoss, perché poi insomma quando parlerò di Protoss parleremo in merito, e anche i Terran. Pensavo inizialmente che fosse, diciamo così, il liberatore l'unità da rivedere di Terra, perché mi sembrava troppo forte, però effettivamente il liberatore è un'unità molto carina, però ha dei punti deboli veramente enormi, cioè quando spara a terra non può sparare in aria, quindi è facilmente, cioè, è molto vulnerabile a seconda del suo utilizzo, quindi non è un'unità che si può utilizzare a sé. Questo fa del liberatore un'unità tattica che può essere presa in un contesto. Il ciclone invece mi sembra interessante dal punto di vista
del giocare praticamente i monocicloni in determinati momenti della partita. Agganciano il bersaglio, i cicloni, e poi se ne vanno. Sono veloci e sparano veri e propri missili. Fanno veramente malissimo i cicloni. Io pensavo intanto di aver messo la speed e non l'avevo messa, quindi ho perso un sacco di tempo. E dicevo, fanno malissimo i cicloni perché hanno un attacco veramente molto elevato e possono praticamente staccarsi dall'unità bersaglio con un'ottima velocità. Quindi in realtà voi potete andare a limare l'armata nemica in tranquillità con un minimo di micro. Diciamo sono una specie di Nyx che però lavora a terra. Quindi non escludo che probabilmente spero e credo che il ciclone sia una delle prime unità che dovrà essere assolutamente rivista, perché attualmente mi lascio un po' perplesso. Passa invece il test, secondo me il liberatore che dovrà essere rivisto, ma non particolarmente. E va bene, non ho la speed come ho detto, quindi questo è un bel problema. Allora, poi mentre sto parlando con voi, perfetto, ora tra poco abbiamo le platte. Ok, vado via, tanto senza speed neanche che posso fare chissà che cosa. In questo momento in cui mi serve una fase di dronaggio seria. E poi vi faccio vedere come utilizzare le platte. Non ho messo il timer di gioco, questo mi infastidisce, perché sono abituato a vedere in ogni momento a che minuto sono. Tra le altre cose, se non sbaglio, anche il timer di gioco lo dovrebbero avere impostato in una maniera un po' più corretta, nel senso che prima il timer di gioco andava effettivamente più veloce dei minuti reali. Adesso, se non sbaglio, non c'è più questo problema. Qua intanto ci ho mandato praticamente tutti i droni del mondo, non è un bene, perché i droni devono essere ben splittati, altrimenti qua veramente evaporano i giacimenti. No, te non devi fare questo, devo fare un estrattore. Mi ricordo grosso modo i tasti rapidi, non me ne ricordo tutti. Gli estrattori si fanno con E, a volte mi capita di premere diciamo il tasto accanto e quindi mi escono fuori altre unità. Va bene, e ok, qua ci sono, va bene, il numero di droni a questo punto mi sembra buono. Che succede? Si blocca tutto, spero che... Tentativo di riconnessione, no. Ok, mi riparte, fai che mi riparte. Ok, perché prima ho fatto una partita e mi ha disconnesso. Non vorrei che si ripeta. Va bene. BV. Ok, via. Se vuoi, voglio entrare dentro per vedere quello che sta facendo il mio avversario. Nyx, interessante come scelta, ma non particolarmente interessante. Intanto ho visto un concilio, quindi con un concilio non si sa mai, potrebbero arrivare dei templari. Templari soprattutto in questa fase sono problematici, quelli invisibili da counterare. Metto qui. E questo è un problema, vedete? Io mando i sorveglianti a morire. E questo è un male. Qua dovrei aver finito una base. Potrei mandarci qualcheduno. Ok, aumentiamo subito la velocità e facciamo una tana delle idralische. Qua muore ovviamente la regina, però vabbè, pazienza, ci sono le spore, non ci sono problemi in questo senso. Qua non c'è una spora, invece, molto male. Arriva il momento della lag e me ne scuso. Ok, ecco qua le blatte, andiamo a vedere le nostre amiche, ed ecco quello che fanno le blatte. Ora si trasformano in unità d'artiglieria, può usare bile corrosiva, ne facciamo qualche luna. Il costo di questa unità è di 25,75, quindi in aggiunta a quello che poi costa la blatte, stiamo parlando di un'unità che costa 150-100. Eccola qui, lancia un missile contro una posizione infliggendo 60 danni a tutte le unità nell'area d'impatto. Quindi grosso modo, vediamo un po' se si può utilizzare anche normalmente. Sì, ecco qua. Quindi dopo un po' il missile arriva e fa
i suoi bei danni. Per quanto riguarda le ultralische, le idralische si possono poi modificare praticamente in questa sorta di Larker. Va bene, voglio andare all'attacco con queste unità. Per parlare ovviamente non è che sto giocando chissà come, quindi vi prego di scusarmi come sempre, però cerco di farvi vedere più che altro le unità come funzionano. Quindi Blatt è davanti, mettiamo queste unità dietro e quando andiamo ad ingaggiare proviamo a lanciare questi missili per vedere che cosa succede. Ok, vediamo un po'. Mi sembrano molto forti. Molto forti. Perché poi hanno anche un attacco normale. E l'attacco normale è di 18-4. Quindi praticamente 18-4 sono, hanno l'attacco di una blatta. Ok, hanno l'attacco di una blatta. Semplicemente con un attacco aumentato. Però hanno anche questo attacco praticamente d'artiglieria. Che praticamente può sparare da lontano. Adesso qua non c'è visuale. Fino a dove può sparare? Vediamo un po'. La distanza non è enorme, però va bene. È un'ottima unità in questo senso. Va bene, mi lascio morire le unità e adesso andiamo a vedere le idralische. Le idralische con questo nuovo upgrade. Parliamo di idralische, parliamo di Protoss. Io penso che i giocatori Zerg saranno costretti a giocare molto aggressivi con i giocatori Protoss. Diciamo l'idea che mi sono fatto è abbastanza semplice. Ho paura che arriva GG e quindi niente, proseguo nella partita, quindi torna alla partita e vi faccio vedere queste idralische. Allora potenziamo qui, comunque ecco, stavo dicendo, volevo farvi vedere anche un'altra cosa, pinnacolo, ecco qui. Per quanto riguarda non mi ricordo esattamente come si chiama la nuova unità dei giocatori Protoss, comunque un'unità che diventa invulnerabile, ti viene addosso e a un certo punto esplode facendo veramente tantissimi danni. È un'unità che può passare il test, perché costa tantissimo e si ha soltanto, diciamo, una possibilità per farla workare bene, perché poi quando esplode, se non ha ucciso le tue unità, di fatto viene ucciso da unità nemiche perché non ha attacco. Un'unità che costringerà i giocatori a splittare, diciamo, in modalità, diciamo, come se fossero come se i marini vengono splittati da banning, via. Qual è il problema secondo me alla base? Che l'Air Protoss con questa unità a supporto potrebbe diventare ancora più forte, perché comunque sia le unità di terra dei giocatori Zerg subiranno ancora più danni. Ci sarebbero i corruttori non sono male, però poi i corruttori possono essere bene o male catturati da una bella bolla air con qualche supporto di storm. Come sempre, anche qui staremo a vedere. Ok, quindi a questo punto abbiamo trasformato la tana dell'idralisca in un antro delle criptolische. Si prendono le idralische e si trasforma, quindi sono 50-100, è un bel costo, però c'è da dire che quest'unità viene fatta in pochissimo tempo e la ne voglio fare un bel po'. Per quanto riguarda i corruttori, eccoli qua, vi faccio vedere la loro abilità passiva. Vuoi fare anche una mutalisca per vedere la velocità delle mutalische che si parlava prima. Cos'altro c'è che posso far vedere? Ah, volevo far vedere anche lo Swarm Moss per vedere grosso modo come attacca. Ecco qui, questa è un'unità bellissima, dal design molto bello. Qua siamo veramente lontani da quello. Io lo Swarm Moss non l'ho mai apprezzato, perché comunque sì, aveva delle meccaniche estremamente semplici, se non quasi banali, no? Nel suo utilizzo. Range veramente grossissimo per le locuste, piazzi lo tormosta a terra e le locuste vanno da sole. Questi sono unità estremamente forte, fortissima dal potenziale d'attacco, però anche qua se non la sai usare bene le puoi perdere tutte, e le puoi perdere tutte in malo modo, ma se la sai poi veramente ben gestire, il danno che viene fatto da queste unità ad area in questo modo è veramente sproporzionato. Quindi comunque sia un'unità forte, ma che effettivamente dipende molto dalla bravura del giocatore. Io adoro questo tipo di unità. La portata è 9.
Giusta, giusta. Va bene. La velocità delle mutalische è 5.6, quindi veramente tantissimo. E vi faccio vedere anche loro. Volevo dove sono i corruttori, F2. Eccolo qua. Eccoli qua, corruttori. Volevo farvi vedere questo. Ecco qua, emette un getto acido che infligge 7 danni al secondo per 4,3 secondi, quindi a media 35 danni al secondo. Vi faccio vedere, quindi voi venite e potete fare questo. Quindi a questo punto anche i corruttori si trasformano in una specie di unità di assedio. Guardate bella, questa è un'ottima cosa. Qua ci hanno visto lungo, perché a questo punto non avete soltanto una contraerei, però avete anche un'unità che può fare veramente dei danni ingenti a quello che sta a terra, e soprattutto alle strutture. Quindi potete fare dei arrivo e scappo. Per quanto riguarda dove sono i Swarmos, dovrebbero arrivare a momenti. L'avevo fatti, non so, eccoli qua. I Swarmos adesso, le locuste generate dagli ospiti dello sciame possono volare. Le locuste, vediamo un attimo quello che vi volevo dire. Allora, vediamo un attimo, quindi voi le mettete qui. Questo forse è troppo forte. Questo forse è troppo forte. L'unica cosa, una tana, quindi evoluzione. Quindi poi potete utilizzare senza sotterrarlo a questo punto le locuste. Se volete rintanare i Swarmos dovete imparare un'app che arriverà in tardi. Però guardate, cioè con il fatto che volano potranno non solo superare le linee nemiche con agilità, quindi le alture, però soprattutto quello che mi preoccupa è che potranno direttamente andare a cozzare sull'armata nemica, quindi colossi e tank soprattutto. Diciamo che è particolare la cosa. Questa non so se dovrà essere rivista. L'unico lato positivo di questo corruttore è che non si può utilizzare sulle unità, bensì soltanto sulle strutture. Però in questo caso, come vedete, diciamo, da quello che mi sembra di capire, da quello che ho letto, l'attacco dei corruttori fa più danni mano a mano che praticamente prosegue quest'ultimo. Va bene, entriamo un attimo dentro con queste criptorische. E mi dispiace per queste partite che durano poco. Non credo neanche che ci sia un MMR in questo momento, quindi eccole qua. Comunque sia, guardate che cosa incredibile. Il danno è veramente spropositato, però come ho detto, questi si counterano veramente facilmente. Se le prendete che stanno camminando, o che non sono rintanate, o che non hanno una copertura, specialmente nei grandi teamfight, saranno completamente inutili. Ma da sole praticamente fanno piazza pulita di qualsiasi cosa in pochissimo tempo. L'attacco 22, conto corazzato 33 come bonus, e 1.43 la velocità d'attacco. Quindi unità veramente, veramente molto azzeccata. Vi ripropongo il diciamo questo attacco del corruttore. Come vedete, a un certo punto poi la velocità di attacco veramente diventa elevatissima, costringendo l'avversario a stare molto attento. Nel complesso i Zerg mi sembrano quelli meglio costruiti in questa beta. Non so se sono state fatte altre cambiamenti per quanto riguarda il late game. Casomai continuerò a fare qualche partita e poi magari farò una di questi giorni una sessione ladder in cui streamo un po' più di partite in fila, senza però parlare molto di unità. Ora questi video li volevo dedicare a questo, diciamo un po' a spiegarvi come stanno lavorando. Diciamo che gli Zerg, devo dire, non sono un giocatore Zerg, però ci stanno lavorando bene effettivamente. Non saprei definire questa cosa delle locuste. Come ho detto, mi sembra un filino troppo forte. Se dovessi dire la mia, tanto per dirne una, anche perché poi le locuste hanno un attacco veramente spropositato, 0.4313, e ne escono due da ognuno di questi Swarmos. Costano care, ma si fanno poi. Sì, insomma, il loro costo si ripaga bene. Forse una cosa per renderli bilanciati potrebbe essere di mettere questa cosa delle locuste volanti come upgrade alla fossa dell'infestazione. Metti un upgrade T2 con un costo di 200-200 e forse può andare.
forse può andare. Per adesso farei una cosa di questo tipo. Ci sono eventuali potenziamenti, qua pensavo magari aumento della portata dell'attacco, no. Quindi va bene, diciamo questi per adesso sono gli Zerg. Non so se hanno modificato il Viper o qualcosa del genere. Se effettivamente vedo qualche modifica ne riparleremo più avanti. Per adesso ecco, vi faccio vedere i punti salienti di questo che è questa, di quello che è la beta. Se avete come sempre consigli o insomma feedback di qualsiasi tipo, io sono come sempre a disposizione. Vi ringrazio per la visione di questo video, spero ovviamente vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!